Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Lanciamoci subito con l'accampamento che dovevamo fare lo scorso giro e non abbiamo fatto. Allora mettiamo a cacciare quelli che conservavano la scorsa notte e una persona in più di guardia, almeno. Più di una, più di una. Razioni, mi sa che dobbiamo mangiare tutti i razioni perché appunto abbiamo consumato tutta la carne. No, solo 6 unità di carne abbiamo trovato. Iniziamo già a perdere le razioni. Porca di una miseria. Allora, andiamo in questa direzione. Dobbiamo ricondurci sulla strada maestra, se non ricordo male. Perché i punti di interesse non li abbiamo mica trovati. E non abbiamo trovato neanche la tizia che stiamo cercando negli altopiani da una vita. Ma qua c'è di nuovo l'evento, punto di interesse, cosa vuol dire? Provo ad andarci di nuovo. Allora, ora siamo in montagna, quindi la caccia è più difficile e la guardia è più facile. Quindi io proverei a fare così. Perché qua se no rischiamo davvero di finire di nuovo tutte le provviste. Ok, ottimo, 13 unità di carne. Allora, se vado là all'evento, che cosa succede a questo punto di interesse? Più 9? Che cos'è questo più 9? Di esperienza, forse? No, perché le esperienze sono sempre a 30. Tanto non sarei più queste esperienze. Non mi ricordo se arrivavo da qua, sì, ma credo di sì. Allora, razioni, mangiate tutti carne. E ne vanno a male due, vabbè. No, conserviamoli, va. E accampiamoci. Le difese resistono, quasi vanno i vuoti. Porca miseria. Vorrei avere abbastanza esperienza da far salire un altro cacciatore di livello. Avrei avuto bisogno di più cacciatori in questa spedizione, probabilmente. Ah, questo mi dava altri movimenti quel luogo di interesse, ma vabbè. Allora, lui potrei metterlo quasi quasi a fare un po' di erboristeria. Solo 7 unità di carne di nuovo. Porca la pupazza. Allora, qua c'è un sentiero che sale. Qua c'è un sentiero che va a destra. Verso il luogo di interesse. Boh, comunque di qua credo che non si passi perché ci sono le montagne. Quindi direi che dobbiamo andare in questa direzione. Allora, qua. Ah, eccolo il luogo di interesse. Cosa succede in questo luogo di interesse? 22 movimenti. Ah, ok. Ma quindi queste fonti mi danno solo più movimenti? Credo che i luoghi di interesse fossero dove trovavi, boh, qualche missione o cosa del genere. Invece no, ma non continuo a non trovare la tizia che abbiamo perso. Di qua si passa? Sì, questa strada scende. Papparapappa. Facciamo così, altra erboristeria, altra caccia. Proviamo razioni, però un'unità di carne, sì, ok, per tutti e consumiamo delle altre razioni. Alleluia! Alleluia, 12 unità di carne. Abbiamo trovato quei due cinghiali, ma le provviste sono poi sparite in un nulla. Allora, tornerei di nuovo in giù di qua sulla strada maestra perché abbiamo visto che comunque quei luoghi di interesse non servono un Kaiser. L'altra volta li avevo schivati perché avevo paura fossero chissà che cosa, invece non sono niente. Però non so come ovviare al problema.
Ah, qua la guardia è più difficile, quindi mi sa che tu ti metti di guardia e tu basta erboristeria e vai a cacciare. A parte che tra 72 e 74 forse conviene tenere l'erboristeria, sai? Le difese resistono quasi a mani vuote, ma porca miseria! E ho dimenticato di consumare la carne. Sono un idiota. Il problema qua è che là arrivava alla montagna, ma fine, non ci dice nulla su che cosa è successo a sta tizia. A nord-ovest suppongo che fosse di là, ma... Ma di là dove? Consumiamo altre razioni e 17 unità di carne. Sto giro speriamo di ricordarcelo. No, dov'è sto cinghiale? Volevo selezionare il cinghiale. Ah, è scappato indietro. Ok. Là c'è una cassa con della roba che possiamo utilizzare per del crafting, ma... Qua è tutta zona di giungla che segni montagna. Ah no, non segna montagna di qua effettivamente. E andiamo a quel villaggio a sto punto, vediamo se riusciamo ad arrivare al villaggio di qua dalla giungla. Altra corda. E quindi niente, mi sa che dobbiamo proseguire verso il villaggio allora a sto punto. No, erboristeria non conviene farla fare. Mettiamo anche lui a cacciare, 76% di guardie dovrebbe andare bene. E razioni no, sto giro ecco, assegniamo tutti quello e a questo qua no, il parado pintado gli facciamo fare conserva. Sì, e metterei anche lui a sto punto a conservare. Tanto comunque abbiamo della gente che va a caccia, quindi speriamo almeno di trovare qualcosina. Con 48% non abbiamo grandi possibilità, però... Meglio di niente. Oddio, cosa succede? La cena è quasi pronta. Tu e i tuoi uomini attendete in silenzio riuniti in cerchio attorno al fuoco del campamento. Pedro Alvarado affonda un cucchiaio nella pentola e assaggia lo stufato, facendo una smorfia e cacciando fuori la lingua. Bleh! Scandalosamente insipido, come al solito. Marciamo tutto il giorno attraverso giungle rigogliose circondate da piante e animali esotici. Non pensate che potremmo fare di meglio rispetto a questo schifo? Juan Ortega getta lo sguardo sui membri della spedizione riuniti attorno al fuoco, stanchi dopo una lunga giornata di marcia, fradici per l'umidità e non certo dell'umore adatto per discutere sulla qualità del cibo. Il soldato si alza dal proprio posto davanti al fuoco e scompare nella propria tenda per qualche istante. Quindi ritorna portando con sé una grande salsiccia. Gli altri soldati sono senza fiato. Pedro balza in piedi. E questo cos'è? È chorizo, miei cari compagni. Autentico chorizo spagnolo. Come l'avete avuto, maestro? Juan sorride con tale ritrosia da sembrare quasi imbarazzato. È la mia arma segreta proveniente dal villaggio di Guiuelo. Oh, lui. Avanti, aggiungetelo allo stufato. Tutti esultano quando quando Pedro scarta dall'involucro la salsiccia speziata e la taglia buttandola in pentola prima di servire. Quando torna a sedersi, Juan Ortega è l'eroe del momento e devi ammettere che il chorizo ha davvero dato un tocco di classe allo stufato. Se chiudi gli occhi, puoi quasi dimenticare che è cucinato in gran parte con le razioni dell'esercito. Dopo cena, quando la maggior parte dei soldati si è sparpagliata in accampamento per svolgere i propri compiti, occupare le posizioni assegnate, giocare a dadi o semplicemente riposarsi, Ortega raccoglie ciò che è rimasto della sua salsiccia e, seduto accanto al fuoco, inizia ad affilare la spada. Una salsiccia così è preziosa in un posto come questo. Siete un uomo generoso, Ortega. Sorride. La vita militare è dura e piena di disagi. Un piccolo chorizo portato da casa può fare molto per sollevare l'umore dei soldati. È per questo che ve la siete portata dietro per tutto il tempo dalla Spagna? Come ho detto, è la mia arma segreta. Non pretendo di darvi lezioni, capitano, ma non bisogna mai sottovalutare l'importanza del morale. Intere guerre sono state vinte o perse a causa del morale delle truppe. Forse non è altrettanto tangibile o facile da valutare come gli alimenti dell'equipaggiamento, ma se ci si dimentica di rendere felici i propri soldati, un giorno ci si troverà soli in mezzo alla giungla.
Sembrate avere un grande buon senso, forse dovreste condividerlo più spesso. Non ne so più di chiunque altro. Che dite delle voci che circolano su di voi? Qualcuno è vera? È tutto vero, capitano. Soprattutto quella secondo cui avrei ucciso un lupo adulto azzannandolo con i denti perché le mie mani erano occupate a tenere a bada altri due lupi. Oh, e quella secondo cui sarebbe un principe in esilio. È davvero interessante. Almeno ditemi perché vi chiamano maestro. Sono il maestro del chorizo. Sorride in modo impenetrabile. No, temo che non ci sia alcuna storia interessante dietro questo soprannome. Così come non c'è nulla di interessante sul mio conto. Sono solo un soldato e vi seguo come tutti gli altri. Hai la netta sensazione che ti nasconda qualcosa, ma sembra che la conversazione sia terminata. Annuisci e ti allontani per ispezionare i posti di guardia prima di coricarti. Ok, quindi tutto questo grande evento per parlare di sta salsiccia speziata che, boh. Allora, abbiamo preso sto cinghiale, andiamo a pigliare anche l'altro, usciamo. La tipa però... Ma, wait. Ok. La tipa chissà che fine ha fatto. Adesso andiamo a vedere qua in direzione del villaggio, almeno troviamo il villaggio, comunque esploriamo la zona qua. E poi terminiamo il discorso. Allora, conserva... No, allora, tutti devono mangiare carne. Ok, su questo siete d'accordo? Ok. Abbiamo così tanta carne da conservare? Oh, santi nomi. E allora conserviamo tutta la carne. Inutile mandare della gente a prendere poco o nulla. Allora, mettiamo tutti a conservare. 25 su 26, ottimo. Guardi, 83 ci sta. E ci accampiamo. Una brocca d'olio, vabbè. L'olio finora non si è rivelato utile, quindi GG. Allora, là ci sono delle erbe. Ci stiamo avvicinando almeno a sto villaggio. Sì, dovrebbe essere appena là oltre. Anzi, dovrebbe tipo quasi vedersi. Ah, fitta vegetazione, porca miseria. Quindi siamo messi un po' male. Ah, è là il villaggio. Lo vedo adesso. Però chissà dov'è finita sta donna. Beh, qua è la zona della giungla, quindi dubito che sia in questa parte dell'isola. Dovrebbe essere qua sotto, ma non l'abbiamo mica trovata. Qua siamo arrivati alla miniera, siamo saliti un po' di qua, ma non si andava da nessuna parte. Forse oltre la miniera, si riesce ad aggirare la miniera in qualche modo, forse più in su, boh. Chissà. Vabbè, ci accampiamo per la notte. Allora, siamo in giungla, quindi è meglio per tutto. Allora, pa, 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 pa. Metterei tutta la gente qua a cacciare per vedere se troviamo qualche cosa. Devono tutti mangiare razioni per forza perché la carne non ce l'abbiamo più. Ah, ottimo, 12 unità di carne. Perfetto, allora andiamo a prendere queste medicine, arriviamo al villaggio e poi concludiamo qui l'episodio. Ah, tanto c'era una strada là per il villaggio, noi siamo passati in mezzo alla giungla così proprio dozzinalmente. Il villaggio ha un aspetto decoroso, come tutti i villaggi Taino di Hispaniola, sembra evidente che un tempo ospitasse una popolazione molto più ampia di quella attuale, ma i suoi abitanti appaiono in buona salute e ti accolgono con rispetto e con circospetta sottomissione. Mannaggia. Trova il cacicche del villaggio. Chiedi di vedere il capotribù e loro ti portano una giovane donna che non dimostra più di 20 anni. Ok, non so quali fossero le abitudini degli indiani di Hispaniola, ma boh, mi fa strano una ragazza che sia tribù all'epoca. Lei si presenta in uno spagnolo incerto e stentato. Io sono Iguanama, cacica di villaggio. Sto cercando Pedro Bermudez. Il dottore? Siete venuti per lui? Allora dovete parlare con Atle, il nostro bojique. Vi condurrò da lui. La giovane capotribù ti guida fino a una casa modesta, situata al limitare del villaggio, in direzione delle montagne. Mentre sei fermo sulla soglia, fa un cenno di assenso e quindi si allontana rapidamente per occuparsi dei suoi compiti. Bussi, ma nessuno risponde. Bussi nuovamente, con lo stesso scarso risultato di prima. Dopo alcuni istanti senti risuonare forte dietro di te una voce acuta e divertita, dalla perfetta pronuncia spagnola, che fuoriesce da una mascella sporgente e impertinente.
Il terribile uomo bianco è calato sul nostro villaggio primitivo, senza dubbio per imporre il suo dominio e avanzare pretese sulla nostra terra e sulle nostre risorse. Mi hanno detto che per i nostri pesci, no, che i nostri pesci hanno un'importanza strategica fondamentale. Sto cercando Pedro Bermudez. Il ghigno scompare per un attimo dal volto di Atle. Il dottore, ma certo. Non gli è permesso di venire qui ad aiutare noi inutili selvaggi. Vorrete portare al vostro governatore la sua testa su una picca? Le sue competenze sono richieste con urgenza a Santo Domingo. Sono venuto per riportarlo a casa. Ora il sorriso è sparito dal volto di Atle, che scuote vigorosamente le spalle. Temo che abbiate fatto un viaggio vuoto. Il vostro dottore è morto. Chi l'ha ucciso? Nessuna persona di questo villaggio, ve lo posso assicurare. Il buon dottore è partito una settimana fa per andare sulle montagne alla ricerca di Oroco Bix, lo sciamano pazzo. Non ha mai fatto ritorno. Abbiamo trovato il suo cadavere 2 giorni fa, nella profondità della giungla dove i nostri uomini vanno a caccia. Era nudo e i suoi occhi erano stati strappati a unghiate dalle orbite. Da quel che ho potuto vedere, lo ha fatto con le sue stesse mani. Madre de Dios. Avete già incontrato il nostro giovane cacique? Suo padre era molto malato e sofferente a causa di una malattia che ne affliggeva sia la mente che il corpo. Oroco Bix conosceva la cura per questi mali quando era il nostro bocchicche. Molti anni fa ha curato lo zio di Guanamà della stessa malattia, ma questo è accaduto prima che perdesse il senno. Cos'ha tutto questo a che fare con Pedro Bermudez? Io mi sono rifiutato di andare e non me ne vergogno. Suppongo che fosse mio compito affrontare il rischio per salvare il nostro cacique. Ma l'ultima volta che alcuni di noi hanno fatto visita a Oroco Bix, sono ritornati con gli occhi infuocati, gridando parole prive di senso. Pedro riteneva di essere al riparo da ogni possibile pericolo, credendo che la superiorità naturale della vostra razza gli avrebbe permesso di prevalere sullo sciamano pazzo. Suo malgrado, Atle non riesce a trattenersi da lanciare un'altra frecciata sarcastica. Evidentemente la sua fiducia era mal riposta. Che mi dici dell'epidemia di varicella che era venuto ad affrontare? Non c'era nessuna epidemia, è venuto qui sulla base di voci infondate. La maledizione immacolata è stata spietata con noi. Se dovesse far ritorno, sarebbe la nostra fine. Di quale morbo soffriva invece il padre di Guadamà? È un'infezione della mente, la pelle diventa gialla e il volto è emaciato. Coloro che ne sono colpiti perdono il contatto con la realtà. In assenza di cure appropriate, la morte fa visita al malato nel giro di una fase lunare. Nemmeno io sono stato in grado di fare luce su una simile maledizione. Questi sintomi sono simili a quelli del vescovo. Sembra che dovremmo andare anche noi a trovare Oroco Bix, sperando di cavarcela meglio del povero Pedro Bermudez. Siete stati avvertiti di tutti i rischi di questa missione, ma se riuscite a sopravvivere al confronto con lo sciamano pazzo, cercate le sue polveri di funghi e riportatemele, così vi aiuterò a preparare la cura. La capanna di Oroco Bix si trova sulle montagne verso sud-ovest, a poco più di un giorno di cammino da questo villaggio. Ok, dopo questi aggiornamenti enormi al riguardo, direi che possiamo lasciarci qui. Tra l'altro non ha mica segnato dov'è la capanna di questo tizio. Indicatore missione attiva, ma la missione attiva qual è qua? È il crepuscolo, questa? Missione attiva. Ok. E dov'è che è? Non lo sappiamo. È un punto che dobbiamo ancora esplorare. Dice che è a sud-ovest. Però boh, vabbè. Lo scopriremo nel prossimo episodio. Io intanto vi invito a lasciare un mi piace, iscriversi per caso non l'aveste già fatto e lasciare un commento qui sotto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.